E adesso la musica, una serata ipnotica e suggestiva al Teatro Goldoni di Livorno, la punta di diamante del programma musicale inserito nella stagione sinfonica, è stato il bolero che ha dato il nome all'evento. È una serata speciale, rientra nell'ambito della sessione sinfonica del calendario di stagione del Teatro Goldoni di Livorno, una serata speciale perché vede diverse sorprese, un rarissimo bolero che non rientra nella memoria storica dei livornesi se non moltissimi decenni fa. Brahms, Shostakovich, una sorpresa che andremo a descrivere più avanti, un'altra chicca della serata di stasera. Ingredienti necessari di partenza: la mascherina FFP2, il Green Pass super rinforzato, l'orecchio musicale. E il fatto che ci sia un sold out al Teatro Goldoni vuol dire che questi tre elementi ce l'hanno praticamente in tantissimi. Per quanto riguarda gli autori propri, Shostakovich, Brahms e Ravel, noi abbiamo realizzato uno speciale, vi invitiamo a seguirlo per poter approfondire la tematica di questa sera. Quello che ci faceva invece sottolineare con il direttore amministrativo e anche direttore d'orchestra di questa serata, Mario Menicali, sono due punti: un passo in avanti in un connubio tra grandi esperienze musicali labroniche e quella sorpresa che avevamo precedentemente anticipato. Questa è un'occasione molto particolare e spero possa diventare un fiore all'occhiello per la città di Livorno, assieme al presidente del Conservatorio Mascagni, Luise, e al direttore Meucci. Abbiamo condiviso questa operazione, questo progetto di riunione di queste due orchestre, l'orchestra del Teatro Goldoni, che ha visto la luce soltanto lo scorso anno, e l'orchestra degli studenti del Mascagni. Quindi questi due enti culturali, ovviamente fondamentali per la vita culturale livornese, si uniscono in questa occasione. Ma c'è una sorpresa che addirittura sorprende non solo il pubblico, ma lo stesso compositore di un'opera, di un lavoro, probabilmente che vede l'interesse di Mario Menicali, un livornese. Beh, è una storia recente ma abbastanza lunga. Il compositore è Nedo Benvenuti, che è un musicista, compositore livornese, fervente mascagnano, ha praticamente anche trascritto molte opere di Mascagni, che mi ha incontrato qualche mese fa e mi ha proposto alcune sue partiture scritte assolutamente a mano. E mi ha colpito una in particolare, una che era dedicata al mercato centrale, che è un po' un pezzo della nostra storia di Livorno. E con il maestro David D'Alessio, che è il nostro primo clarinetto, abbiamo fatto ritrascrivere digitalmente queste parti in modo che potessero essere anche eseguite, e abbiamo deciso di fargli questo regalo, di aprire il concerto di questa sera con questo brano dedicato al mercato, dal titolo Suggestioni. Molti operatori del mercato che sono stati appunto invitati, e abbiamo mantenuto questo segreto e lo manterremo fino a stasera. Benvenuti è ospite nostro, abbiamo dovuto chiedere la complicità della figlia, che con una scusa l'ha obbligato a venire stasera, e avrà questa sorpresa che speriamo davvero lo renda lieto.